Buonasera a voi tutti che state su Libri TV, che siete così pazienti e generosi di incontrarci e incontrare insieme a noi Blanca Briceño, la nostra amica indio radicale resistente per la libertà in Venezuela. Oggi è 6 febbraio, grazie Blanca di essere qui con noi. E parliamo di Venezuela di questo paese in cui purtroppo la situazione interna è peggiora di pari passo con il peggioramento di una crisi economica. Il calo del prezzo del petrolio pare che sia stata veramente molto molto dannoso per quanto riguarda anche il PIL interno. La Banca Centrale del Venezuela ha detto che il PIL in questo in terzo trimestre dell'anno appunto è sceso nuovamente, si parla di un possibile default, scarseggiano beni di prima necessità, anche farmaci, peraltro anche contraccettivi. E in questo scenario, ricordiamoci sempre che qualche mese fa Obama ha dichiarato di voler cessare l'embargo nei confronti di Cuba. In questo scenario Maduro si rivolge al segretario dell'UNASUR, cioè dell'Unione delle Nazioni Sudamericane, Ernesto Samper, per chiedere appunto una sorta di mediazione con gli Stati Uniti per in qualche modo avere una sorta di collaborazione, ma praticamente di entrare in un contatto proficuo, perché sicuramente la situazione interna sta sfuggendo dal controllo di Maduro. Questo un pochino è il contesto di queste ultime ore. Ne parliamo con altre notizie che sicuramente più aggiornate che ci darà con Blanca Briceño, collegata per Liberi TV da Torino. A te Blanca la parola. Bene, grazie. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Liberi TV e come sempre un grande ringraziamento a te, a Donato, che date a Aires Ven, appoggio sostegno internazionale alla resistenza venezuelana all'estero, questo grande, diciamo, megafono per parlare della nostra situazione nei termini in cui non è solito parlare del Venezuela. Sicuramente la situazione è abbastanza grave perché la situazione viene ovviamente già da molto tempo, però cadendo nelle circostanze in cui il narcostato che si beneficia da un prezzo di magari 30.000 dollari al chilo di cocaina, molto superiore ai 100 dollari di un barile di petrolio, non riesce a reggere più comunque tutte le spese che vanno a finire nelle grandi negoziazioni di compravendita di voto per un posto alle Nazioni Unite o per qualsiasi altra situazione o il convoglio dei paesi che in questo momento hanno nel loro prodotto interno lordo una certa percentuale non insignificante di soldi che provengono dalla criminalità organizzata. Sicuramente la caduta del prezzo del petrolio significa per il regime una gravità enorme, perché loro, come una volta spiegavo, se ben puoi ricordare, che è vero che il prezzo del petrolio è a un certo top. Poi il petrolio venezuelano comunque ha un prezzo leggermente minore anche nei mercati nordamericani, anche perché è un petrolio pesante, eccetera, eccetera. Dopodiché, però, nei calcoli del piano economico nazionale, quel barile, anziché essere a 100, loro lo calcolano a 60, e quindi quel differenziale è quello che serve permanentemente per i giochi da dietro le quinte, e ovviamente anche per sostenere quel degrado morale che sono le missioni, eccetera, eccetera.
Sicuramente l'illegittimo in questo momento, come diciamo noi in venezuelano, pide cacao, quindi chiede la cioccolata con le buone ormone della felicità, anche rivolgendosi agli Stati Uniti. In primis perché stanno veramente fuggendo verso gli Stati Uniti, consegnandosi alla DEA quadri militari medi importanti che conoscono molto bene come si gestisce il narcostato, come il Venezuela è diventato, e questo Gianni tu lo sai, è da anni che me lo senti dire, ed è da anni che forse qualcuno può pensare che erano le mie esagerazioni, pian piano stanno venendo fuori tutte queste circostanze e quindi le minacce già degli Stati Uniti direttamente contro un elenco non piccolo di personaggi importanti del regime. Sono state prese le misure, di questo pure abbiamo parlato, ma adesso con il capitano de navio Salazar, che era stretto collaboratore dell'insepolto e poi passato ad essere stretto collaboratore di colui che chiamo Deopelo Cavuglia, presidente dell'Assemblea Nazionale attuale, lo sta denunciando come veramente il capo del narcotraffico. Quindi, ovviamente stiamo in quello che abbiamo sempre detto, insomma, prima o poi si rivelerà che così come il Tribunale Internazionale dell'ex Jugoslavia alla fine conclude che Milosevic e compagni erano solo una sarta di banditi, così noi dovremmo pure concludere che siamo nelle mani, con l'annuenza di tutti gli organismi internazionali, di una banda di narcotrafficanti. E Samper si è presentato nel Venezuela assieme ad altri due presidenti, quello del Messico, Calderón, ex presidenti, e quello del Cile, Piñera, per andare a visitare ad un prigioniero politico. Quindi questo denota chiaramente come la partitocrazia mondiale, che oramai apparenta aver raggiunto una massa critica molto, molto difficile da fratturare da noi libertari e ricercatori della democrazia e ovviamente dello Stato di diritto, del federalismo. Loro sono venuti per visitare questo signore doppia L, il prigioniero Leopoldo López. Degli altri non si sono molto occupati, comunque l'ex presidente messicano è stato l'unico che si è rivolto ai giovani che cercano la libertà e che erano caduti e che sono il futuro del paese. Certo, questo contatto con Samper, che è diventato il presidente di UNASUR, non è casuale per niente, per quanto ci sono dichiarazioni ufficiali di commissari, ex commissari della direzione di intelligenza della polizia militare, della polizia politica venezuelana, come Johan Peña, che hanno dato dichiarazioni dei vincoli di Samper con le FARC e quindi la triangolazione è immediata con questi seguaci dell'insepolto e la possibilità. L'insepolto, ricordiamolo sempre, lo ricordiamo, sarebbe Chavez. Ecco, è l'illegittimo l'altro. È Maduro. Questo Esattamente. Quindi, codice dobbiamo rinnovarlo perché sennò. sicuramente, sicuramente. Ti ringrazio. Quindi a questo punto questa triangolazione che ha a che vedere con la produzione
il traffico di cocaina che parte dalla Colombia, che trova uno Stato a sua disposizione come in questo momento il Venezuela, ovviamente trova anche in questi rappresentanti urgenti bisogni di alleanze. Noi veramente non abbiamo grandi speranze che questa situazione e di tutte queste delazioni, perché è andato Salazar. Poi si è saputo che 8 militari di rango medio si sono consegnati alla DEA. Pochi giorni fa c'è stato un altro che conosce tutto il movimento delle navi che mobilitano il ferro da Guyana, e quindi lì pure questi sono i veicoli, i velivoli e navi che possono semplicemente trasportare tutta questa droga. Credo che veramente mi sono osata tempo fa in una delle tue tante interviste, che ringrazio una a una, avevo detto che un giorno si saprà che i fratelli Castro sono proprio dei grandi trafficanti di droga e che forse diciamo tutta questa fallacia di grandi rivoluzionari eccetera, magari per le generazioni future si riuscirà a smantellare e rientrare in una maturità che possa allora riconoscere che esiste una classe politica, una casta, tutta una classe politicante, perché politica è una parola estremamente nobile per usarla su queste persone. Diciamo che, di potere. Sì, va bene, esattamente, che ha una funzione specifica, no? Loro sono dei corrotti, loro riescono lì, indipendentemente dalla provenienza, dall'alta borghesia, oligarchia, monarchia, oppure dal lupo proletariato, loro si riconoscono, si agganciano tra di loro perché hanno interessi economici molto comuni, hanno una profonda ipocrisia etica, soprattutto perché il regime nel Venezuela nel 98 è salito con un risultato elettorale del 55% sul 52% del corpo elettorale, oppure meno, comunque c'era stata una grandissima astensione, e sulla base di finire con la corruzione. Sono in grado, e questo allora lo racconto così, se per caso ci sono somiglianze, dico è prodotto della fantasia, diciamolo così, si impossessano degli apparati burocratici, poi convertono e si possessano dello Stato, e quindi lo Stato è lo strumento delle loro ambizioni. Quindi possiamo chiaramente chiamarli la casta o una classe sociale, come hai detto tu, di delinquenti. Loro prosperano perché ovviamente le democrazie sono magre, si possessano delle risorse, distruggono gli strumenti della indipendenza, della separazione dei poteri, soprattutto dell'indipendenza del potere giudiziale, quindi non sei più uguale davanti alla legge, ma ci sono solo i privilegi, e loro depredano, perché cosa devono fare se non rubare e prenderti tributi, prendere tutto quello che possono. Hanno insomma, diciamo, istinti perversi. Questi delinquenti vogliono non solo tutto il potere, ma anche tutta la ricchezza, e il Venezuela ne è una dimostrazione patetica, perché, come dicevi, e con tutti i soldi, noi in questi giorni credo
fu Andrés Oppenheimer, che diceva una frase che l'abbiamo detta noi, ma essendo che lui l'ha scritta, gliela ringraziamo, riconosciamo che il Venezuela è riuscito ad essere un paese ricchissimo, a diventare nella povertà più totale. Ora, questi, diciamo, si sono aggruppati inizialmente attorno alla figura dell'insepolto, ora hanno questo, ma tu capisci che i legami del traffico di droghe e questi capi, non solo militari, non so se ricordi che una volta avevo parlato della mafia dei narcosoles, dove Soles sta per i soles che hanno i generali, certune in conflitto fra loro, avevamo detto che avevano sicariato due di loro, eccetera. Bene, diciamo, tutta questa elite non ha né dignità né vergogna e vogliono un popolo schiavo senza dignità e senza vergogna per loro mantenerlo così. La situazione... Infatti, Blanca, volevo che ci parlassi proprio della situazione interna. Cioè, eravamo rimasti con grossi problemi di ordine interno, ma anche di una serie infinita di episodi di violenza nei confronti della popolazione civile. E che cosa sta succedendo adesso? Ah, ecco, bene. Dunque, noi abbiamo adesso, veramente c'è bisogno di fare una nuova sociologia, nel senso, una nuova sociologia per dire nell'America Latina, perché è molto molto conosciuta nel secolo scorso le lunghissime code che nei paesi socialisti dovevano fare le persone per magari dopo 3-4 ore, magari a Mosca a 20 gradi sotto zero, arrivare alla fine della coda e trovarsi che non vendevano alimenti bensì magari penne o matite, e o trovare che tutto era finito e che non erano riuscite a fare questa cosa. Ora io ti voglio fare, come chi dice, un'interpretazione particolare, perché tu sai che loro parlano di guerra economica ed è l'unico paese al mondo dove succede una tale cosa. Perché neanche i colombiani, che adesso sono in negoziazioni a La Habana, parlano di guerre economiche. Comunque il problema è ovviamente che, avendo distrutto integralmente tutto l'apparato produttivo in tutti i settori del, diciamo, dei beni, sia quelli più, come si dice, di prima necessità, più tutti quelli altri secondari, e ora in questo momento, con l'abbassarsi del prezzo del dollaro, ovviamente, però c'era già il problema che le riserve nazionali in dollari erano bassissime, e ad un certo punto è arrivato un momento in cui si diceva non hanno soldi per più di 3 settimane di importazione, visto che sta importando il 90% dei prodotti. Però la gente deve fare queste lunghissime file per comprare qualcosa, e quindi noi la stiamo interpretando come una trasformazione ulteriore del cittadino verso una, ovviamente sta andando verso la sua posizione di schiavo, ma schiavo senza dignità e senza vergogna, ad una unificare delle masse. Masse dove tu magari nella fila fai amicizia a quello che è davanti a te, ma la terza, quarta volta che quello che arriva davanti a te si porta l'ultimo pacco, allora diventa il tuo nemico. E questa situazione ha portato, per esempio, a che un uomo la settimana scorsa ha ucciso la moglie, perché lei è tornata, non aveva trovato niente, e questo ferocito l'ha uccisa. E questo è per dire i crimini della corruzione, i crimini di lesa umanità che non prescrivono, questi crimini
probabilmente alle Nazioni Unite, all'Unione Europea e all'Organizzazione dei Stati Uniti non interessano, perché questa donna è che come si chiama e chi è. Però invece è un esempio plateale di quello che sta succedendo. E loro hanno abolito proprio il commercio e hanno statalizzato tutto, ma in questo momento si può dire che non c'è l'espropriazione, perché loro non hanno pagato quello che hanno espropriato. Veramente c'è una confiscazione dei beni, e però dov'è il chilo di fagioli neri che produce un solo ettaro di una di queste terre che sono state confiscate? Dove sono le cooperative a produrre il chilo di zucchero dopo che hanno distrutto le centrali zuccheriere, eccetera, eccetera? Questo non si sa. Ovviamente però noi sappiamo che questa guerra economica è veramente una tattica di guerra, perché e questa è la parola che loro conoscono. E quindi se tu pensi che Hitler riuscì a trasformare un paese colto in quella miseria, lui però della guerra si beneficiava, perché in una situazione di guerra poteva assolutamente prendere estreme misure, come questa della risoluzione 8610 in Gazzetta Ufficiale sul diritto ad uso di armi letali da parte delle forze armate, che forse merita un programma a parte, perché ci sono posizioni contrastanti, e quindi magari a noi per Liberi TV, nella ricerca della verità, ci interessa veramente andare a capire le diverse posizioni e dove ci sarà una possibilità. Ovviamente in questa guerra economica, in tutte le guerre, perché loro adesso chiedono agli Stati Uniti che fermi la guerra contro la caduta del illegittimo. Questa è la cosa che nel fondo chiede, e chiede a Samper. Ed essendo che ci sono le negoziazioni tra FARC a L'Avana e L'Avana con gli Stati Uniti, cioè mi sembra che praticamente riuscendo questi a salvare nell'ultimo minuto la circostanza, e ricordati che una volta abbiamo detto che probabilmente poteva succedere che il crollo o il default economico comunque non rappresentassi per noi la frattura di cui abbiamo bisogno per recuperare la nostra libertà e la nostra sovranità. Ebbene, abbiamo sempre considerato Obama un nemico, non lo teniamo come amico, noi resistenza, poi diciamo sono cose. Questo concetto di questa massa sottomessa a qualsiasi cosa, perché adesso devi sapere che queste lunghe code sono gestite dalla Guardia Nazionale, quindi dall'esercito, e quindi queste passano e picchiano le persone, e la persona ha un bambino in casa che deve prendersi il bicchiere di latte e pensa in che dilemma si troverà di fronte a ulteriori umiliazioni, perché già per noi questo essere in questo profondo bisogno, che secondo me è completamente organizzato, per cui loro quando la fame inizierà ad acuire probabilmente trovano altri quantità di prodotti eccetera, e vanno, sai, come l'asino che gli davano sempre di meno uccidendolo così. Hanno confiscato una catena di piccoli supermercati che stavano lavorando molto bene, che si chiama Via Via. I venezuelani avevano trovato una soluzione per il problema gravissimo di medicine. Ho conosciuto un signore italiano che una sua conoscente italo-venezuelana è morta proprio perché non si è trovata quella medicina in certe ditte, certe imprese che hanno anche qualche rappresentanza all'estero.
i parenti pagavano all'estero la medicina e le li facevano arrivare questo via questi courier privati alle persone, ma hanno pure confiscato queste farmacie, farmatodo-locatel, e hanno messo in prigione i loro direttivi e hanno anche ovviamente confiscato i beni, e sicuramente la colpa è comunisticamente degli altri. Quindi sono loro che stanno veramente applicando un'economia di... Stiamo andando verso la conclusione. Ti volevo chiedere una cosa specifica proprio sulla questione farmaci. C'è questa grande carenza di anticoncezionali, preservativi, e nello stesso tempo anche un tasso elevato di HIV, di nuovi contagi di AIDS, se per non parlare poi delle gravidanze e anche di aborti clandestini, perché l'aborto è proibito, se non sbaglio, in Venezuela. Sì, però sicuramente diciamo che non ho dati, che sempre amo darti dei dati, ma questa volta non li ho perché è vietato fare fotografie, è vietato dire, sono medici che sono in prigione. Ora, con la faccenda soprattutto dell'imbarazzo adolescenziale o in età ancora precoce, dell'imbarazzo precoce, avevano creato una missione dove per ogni bambino che ci fosse c'era una cifra, una quantità mensile assegnata per figlio minore di 17 anni, per cui potevi partorire 17, uno per anno, e avresti ricevuto questo, ma quella missione è stata sospesa. I preservativi, la situazione dell'HIV, ma tutta la situazione sanitaria è gravissima, perché si capisce che, essendo una guerra contro i venezuelani, essendoci un olocausto, essendo un anno 2014 chiuso con 24.860 persone assassinate come cifra ufficiale, bene, sicuramente questa circostanza per loro è vantaggiosa, in un certo senso, insomma, più spariscono. Sicuramente, Gianni, la situazione più triste di questi imbarazzi dell'HIV, ti dico sinceramente, era già nell'89, al 95, anche al 97, c'erano proprio progetti di prevenzione nelle scuole, l'Associazione Universitaria Interamericana aveva fatto, tra le tantissime altre, di questi progetti nelle scuole, eccetera. Tutto questo è sparito, cioè ciò che non esiste più, e oltre che non c'è un solo diritto umano, ma tu e la tua vita non è garantita in nessun momento, da nessun punto di vista, quindi tantomeno una vita magari felice di coppia, perché puoi usare alternative per tu decidere il momento in cui con amore vuoi procreare, ma trasformi una situazione in praticamente, insomma, non so come definirla, ma di bassissimo livello. La parte peggiore dell'HIV va ai bambini, perché ci sono persino documentari, molto ben fatti documentari, che chi non li ha scaricati non li trova più, dove se una giornalista molto coraggiosa ha fatto, verso le 2 del mattino, girando le strade di Caracas, con i bambini, adolescenti, ma vanno dagli 8 ai 13-14 anni, certuni sono organizzati da un adulto, quindi in una piccola banda, altri sono già un gruppetto organizzato fra loro, quindi quello che è più anziano,
hanno questi rapporti senza nessun tipo di protezione, basicamente rapporti anche di tutti i tipi, ma anche di carattere, diciamo, rapporti che generano lesioni, e questo HIV va bene, insomma, io spero che non dovremmo mai dire che l'incremento della malattia sia in grado esponenziale. Sai, è difficile anche perché se non ci sono le medicine per una febbre alta che tu arrivi in dengue, cioè, se i bambini quando nascono li devono mettere in scatole per terra, come si può mai immaginare che una persona che in questo momento stia vivendo una situazione di HIV abbia una cura, a cui uno Stato che si è permesso di buttare in mare un trilione di dollari non può offrire nemmeno un letto all'ospedale? Perché c'era l'ospedale Luciani, che è specializzato proprio non solo ricoverare, ma dare attenzione ai malati di HIV. Blanca, con questa, diciamo, su questa cosa magari la prossima volta approfondiamo, se riuscirai a portarci qualche altro dato, soprattutto per quanto riguarda sia l'HIV sia per quanto riguarda la drammatica piaga degli aborti clandestini, che sono cose appunto che riportano a scenari italici molto molto, oddio, non troppo antichi, ma comunque indietro nel tempo. Io, Blanca, siamo in conclusione, siamo andati parecchio più avanti. Se tu hai qualche altra informazione da darci molto rapidamente, se no chiuderei qui. Sì, va bene, rapidissimamente, in questa circostanza, quindi non si sa se i Narcosoles faranno un colpo di Stato, Maduro con il Diopelo Cavuglia, se c'è un generale in prigione che potrebbe uscire ad un certo momento con una frattura, non riconoscendo l'esecutivo, quindi sospensione delle garanzie, e magari quello che anneliamo i venezuelani, un governo di transizione a zero morti in questo caso qua, che non potrà non essere militare civico o civico militare, si sta vedendo. Perché tu capisci, 15 milioni di armi, paramilitari armati, le FARC, l'ETA, Hezbollah, Al-Qaeda, tutti i terrorismi, i servizi segreti, i cubani, i russi, i bielorussi nel territorio, non penso che questi tre ragazzini che hanno venduto il paese due elezioni presidenziali vinte, due consegnate perché soci inciucianti del governo dell'illegittimo possano dar fronte. Grazie. Ok, Blanca, allora io ti ringrazio e sicuramente avrai delle novità e noi saremo, appena le avrai, insomma, saremo disponibili a fare aggiornamenti su questo, e già posso dire magari qualche argomento magari potremmo approfondire anche per quanto riguarda il legame tra Podemos e Siriza, Podemos in Spagna, Podemos in Venezuela, insomma, ci abbiamo ulteriori argomenti da approfondire la prossima volta. Ah, va bene, fai presto perché ci sono lì cifre importanti. Il 12 febbraio, viva la juventud venezolana, libre, democratica e consciente. Grazie a Fiano. Grazie Blanca Bricegno, grazie a voi tutti che ci seguirete in registrazione, grazie alla regia di Donato Volpicella. Ciao. Ciao.